Salve cari, come state? Spero tutto bene. E il solito, insomma, che vi devo dire? Niente, non vi devo dire niente. Estate, fa caldo e la prostrazione è molta, soprattutto per quanto riguarda questo video. Perché, ebbene sì, cari. Il momento tanto temuto, purtroppo, è arrivato. Sapevamo che sarebbe successo, lo sapevo io, lo sapevate voi, lo sapevamo tutti. Purtroppo il triste giorno è giunto. Questo è il video su A Dance with Dragons. Un minuto di silenzio, no, non un minuto, 30 secondi di silenzio per somatizzare la perdita, il dolore, la sofferenza, la prostrazione eterna in cui ci ha lasciati questo libro. Dunque, A Dance with Dragons è il quinto capitolo della saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, A Song of Ice and Fire, ed è l'ultimo libro pubblicato. Il che significa che adesso bisogna soltanto aspettare. Il che vuol dire che adesso non c'è più niente da leggere. Il che vuol dire che io sono a pezzi. Cioè, non cerchiamo di indorare la pillola. Io sono disperata, sono distrutta, sono prostrata dal dolore. Perché, cioè, vi giuro, io di solito quando chiudo un libro ne apro subito un altro. Cioè, ne metto subito su un altro in lettura. Non ce l'ho fatta. Dopo questo sono stata tipo una giornata intera a ponderare il fatto che questo significasse la fine. Cioè, non ci saranno più video sulle Cronache del Ghiaccio del Fuoco, salvo una eventuale rilettura del primo volume, finché Martin non si muoverà a pubblicare il sesto. Voi vi rendete conto che questa è una tragedia, soprattutto per me, perché io mi ero talmente tanto abituata che non riesco ancora a concepire questa cosa. È troppo in là. Vabbè, diciamo qualche cosa di più intelligente. Allora, quindi, A Dance with Dragons, quinto volume della saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Questa è sempre la sua versione in inglese. Questo è edito Bantam Books, come al solito. Ha 1051 pagine. Senza gli appendici che saranno un'altra sessantina di pagine. Allora, questo è stato. Ah no, prima, devo fare le dovute precisazioni. Prima di tutto devo fare dei saluti, perché questo video lo dedico alle persone che mi hanno sostenuto emotivamente durante la lettura di A Dance with Dragons. Dirò i nomi di Twitter perché non, insomma, è più riconoscibile. Quindi volevo ringraziare Janie Dean, Queen Rainbow, Stormlands e Ginger Cersei. Sì, Ginger Cersei. In più, questo video è dedicato alla bietolina, come al solito. Dunque, fine dei momenti imbarazzanti. Che devo dire io su questo libro? Ho troppe cose da dire e non voglio uscire niente in questo momento. Dunque, questo è, come al solito, io spoilererò praticamente tutto, quindi se non avete ancora letto A Dance with Dragons, che in italiano è diviso in tre libri e corrisponde a I Guerrieri del Ghiaccio, I Fuochi di Valiria e l'ultimo volume che sarà pubblicato ad ottobre, che è La Danza dei Draghi. Se non avete letto i primi due volumi e non volete sapere cosa succede nella terza parte, ciao, ciao, chiudete. Io, come al solito, spoilerò perché è normale, quindi ciao. Allora, questo è stato il primo libro di Martin che ho letto tutto in inglese. Devo dire che come inglese non è proprio proibitivo. È abbastanza complicato se si è proprio dei principianti, 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 però se si ha
una conoscenza dell'inglese abbastanza, insomma, medio alta, si legge tranquillamente. Ho un mio amico che non è bravissimo in inglese, il mio amico Giulio, ciao Giulio, anche a lui è dedicato questo video. Non è bravissimo in inglese, però tranquillamente è riuscito a leggersi l'ultima parte perché voleva sapere come andavano a finire le cose, lo capisco. Dunque, questo libro si svolge quasi parallelamente ad A Fist for Crows, che era il libro prima. In questo libro ritroviamo molti dei punti di vista che non avevamo avuto in A Fist for Crows, quindi ritroviamo Jon Snow, ritroviamo Daenerys Targaryen, ritroviamo Tyrion Lannister, ritroviamo Davos Seaworth. C'è qualcun altro che non c'era nel libro? Ritroviamo Brandon Stark, non abbiamo Sansa per niente e non abbiamo Brienne. E basta. Non mi sembra che ci sia nessun altro. Poi vabbè, ci sono i vari punti di vista minori di cui non ce ne fotte una beata mazza. Almeno a me. Dunque, questo libro ha avuto delle review abbastanza discordanti. C'è chi lo ama, c'è chi lo odia. Io sono un po' nel mezzo. Devo dire che questo libro mi è piaciuto un po' più di A Fist for Crows, però meno degli altri due che sono i miei preferiti, che sapete sono Clash of Kings e A Storm of Swords. Il primo rimane quello che proprio non mi va giù, lo devo rileggere perché veramente non me lo ricordo. Ho veramente problemi di memoria seri sulle cose che succedono in quel libro. Dunque, chi abbiamo come nuovi punti di vista? Non abbiamo punti di vista molto lunghi in questo, cioè non abbiamo punti di vista che si ripetono per parecchi capitoli. Il massimo mi sembra che siano quattro dei nuovi punti di vista. Tra i punti di vista più interessanti, personalmente, ci sono quelli di Ser Barris Anselmi, che ha tre capitoli, Melisandre, che ha un capitolo, ne parleremo dopo di Melisandre, e abbiamo un grande ritorno che però getta tutti quanti nella sofferenza, ovvero quello di Theon Greyjoy. Allora, premetto, se io sono stata voi. Cioè, quando io leggevo A Clash of Kings, ce l'avevo a morte con Theon Greyjoy. Cioè, sono umana, sono una persona umana, con sensazioni umane, con emozioni umane. E mi veniva voglia di prenderlo a badilate sui denti, forte però. Proprio forte, forte, forte. Sono un essere umano. Mi sono incazzata quando lui si è messo a fare tutte quelle cazzate una dopo l'altra. È normale. Però io non riesco a concepire Late contro Theon se hai letto A Dance with Dragons. Io non concepisco il fatto che una persona, che è un essere umano, possa essere contento di quello che gli succede. Perché finalmente riusciamo a scoprire che cosa è successo a Theon Greyjoy durante la sua prigionia al Dreadfort. Come si chiama il Dreadfort in italiano? Il Forte Terrore, credo. Ovvero il castello dei Bolton. Avevamo già avuto un glimpse di che cosa gli era successo quando nel terzo libro Rose Bolton aveva portato a Rob un pezzettino di pelle di Theon. Per chi non lo sapesse, lo stemma dei Bolton è un uomo scuoiato. E le loro, la loro, insomma, la loro, il loro motto è i nostri coltelli sono affilati. Our blades are sharp. Un altro motto che gioiosamente amano proferire questi signori molto pacati e pieni di buoni sentimenti, è un uomo nudo ha pochi segreti, un uomo scoiato nessuno. E già qui dovrei, cioè li hai proprio in simpatia proprio dentro, vero? Tantissimo. Io vi giuro che ogni volta che c'era un suo capitolo mi dovevo fermare dopo perché non ce la potevo fare ad andare avanti. Era una cosa fisicamente sofferente perché Theon viene torturato non solo fisicamente, quindi subisce delle menomazioni fisiche abbastanza serie, ma viene proprio completamente brainwashed, cioè gli viene fatto proprio un lavaggio del cervello profondo da questo tizio, ovvero Ramsay Bolton, che è il figlio bastardo di Rose Bolton. Ora,
ad un certo punto tu nei capitoli di Tion arrivi al punto di dover dire meno male che c'è Rose Bolton, tu sai con assoluta certezza che c'è qualcosa che non va. Per chi non lo sapesse, Rose Bolton è quello che ammazza fisicamente Robb Stark, dicendo la famosa frase Jaime Lannister sends his regards. Jaime Lannister manda i suoi saluti prima di pugnalarlo. Jaime non c'entra con il Red Wedding. Vorrei fare questa precisazione. Jaime non immaginava minimamente che ci fosse sta cosa, sto piano, e probabilmente non l'avrebbe neanche approvato, perché sappiamo tutti che Jaime è un tipo abbastanza diretto, cioè se deve fare una cosa la fa lui, non la fa fare a nessun altro. Mentre invece si sa che i Lannister la maggior parte delle volte amano far fare le cose agli altri per conto loro. Famosissima la questione dei bambini di Rhaegar. Comunque, Tion, cioè è veramente un dolore fisico. Io non so come qualcuno abbia potuto dire se lo merita, oh che bello. Io non riesco a concepire questa cosa. Non è umanamente possibile leggere i capitoli di Tion ed essere contenti per quello che gli succede, o dire beh se lo merita. No, non se lo merita, non se lo merita nessuno quello che gli è successo. Nessuno, neanche Joffrey se lo merita. Cioè, immaginatevi, se Joffrey non se lo merita, immaginatevi quanto può essere orribile quello che gli succede. È una cosa dolorosa, è una cosa terrificante. Io non ho parole veramente per descriverlo. Se non l'avete letto, non lo potete capire. Finché non lo leggete, siete ancora degli sweet summer child. Cioè, siete degli sweet, cioè siete dei bambini dell'estate che non hanno visto. Veramente, cioè, è una cosa terribile, terribile, veramente terribile. Io mi sono rimangiata tutto quello, cioè me l'ero già rimangiato prima perché avevo fatto un po' il discorso, però c'è di peggio, e in più alla fine è un po' la questione che ammorba sempre quasi molti dei personaggi di Martin, ovvero una scelta sbagliata rovina tutto. Come nel caso di Robb, come nel caso di Ned Stark, come nel caso di altri personaggi, una sola scelta sbagliata segna irrimediabilmente le vite dei personaggi, e in questo caso l'ha segnata veramente in maniera fin troppo terribile, secondo me. Ramsay Snow è uno dei personaggi più orribili che io abbia mai incontrato. È un uomo, non è neanche un uomo, è una belva senza cuore, completamente psicopatico. Rose Bolton riesci a... cioè, in un certo senso è ancora un essere umano, nonostante sia una carogna, bastardo. Io spero che muoia nel modo più orribile possibile immaginato. Però Rose Bolton è sensato, cioè non è un folle psicopatico che si diverte a scuoiare la gente. Ramsay sì, è una cosa agghiacciante, veramente. Ogni volta che lui c'era, io pregavo tutti i sette dei che arrivasse Rose a metterlo a posto. Veramente, i capitoli di Tion sono forse i più belli del libro, che è ironico, considerato che sono anche i più terribili, però veramente, io non riesco a concepire l'hate contro Tion dopo A Dance with Dragons. Secondo me chi è... cioè, non è umano, non è una cosa che io riesco a concepire. Mi dispiace. Non si sente offeso nessuno, ma... devo dire quello che penso. Allora, un altro punto di vista che mi è piaciuto tantissimo sono stati quelli di John. Allora, io non sono una grandissima fan dei punti di vista di John, nonostante John mi piaccia moltissimo. Perché, onestamente, quando si mette a fare le sue tirate emo, io l'avrei sparato. E per gran parte dei tre libri precedenti, soprattutto nel primo, madonna, nel primo non ce la si poteva fare. È proprio un emo, cioè da un momento all'altro ti aspetti che si vada a fare le foto nel cesso e si tagli, così come si portava la moda emo. Ve la ricordate la moda emo? Io sì, me la ricordo. È una cosa veramente agghiacciante, cioè era invece in questo libro diventa un figo. Cioè, io non so che cosa gli sia successo, forse, non so, il risveglio sessuale che ha avuto nel terzo libro gli ha dato proprio una crollata forte, anche il fatto che sia stato eletto Lord Commander del Night's Watch, cioè da sfigato è diventato veramente un figo, fa delle cose stupide, sì è vero, però le fa con convinzione, cioè le fa riflettendoci, poi le cose non vanno come vuole lui perché non si può convincere tutti.
Però lui fa veramente un grandissimo passo avanti come personaggio e come personalità. I suoi momenti con Stannis. I suoi momenti con Stannis sono meravigliosi. Io volevo dire a Stannis, ricordati che c'è Davos. Perché non lo so, cioè è bellissimo il modo in cui batti beccano, è una cosa fenomenale, è una di quelle cose amazing, amazing. Bravo, bravo Martin per aver saputo dare finalmente a Jon una scrollata forte, cioè diventa veramente un personaggio consapevole di se stesso, che dice io sono il comandante dei Guardiani della Notte, devo fare quello che devo fare. Devo essere forte, devo essere fermo nelle mie decisioni e ci riesce fino in fondo, anche se le cose poi non vanno come vuole lui, ma perlomeno riesce ad essere finalmente un personaggio con una personalità ben chiara e ben definita. Quindi, yeah. Tyrion, so che molti si sono lamentati di Tyrion in questo libro. Sì, all'inizio anche io mi lamentavo di Tyrion in questo libro. All'inizio dicevo sì, effettivamente non è il Tyrion di prima, però effettivamente gli sono successe tante brutte cose. Però diciamo, il suo momento no dura pochi capitoli, cioè i primi punti di vista. Poi però si riprende tantissimo. A me, devo dire, dalla metà in poi del libro è piaciuto tantissimo. Cioè, io ho rivisto veramente il vecchio Tyrion con gioia proprio, con allegrezza. Cioè, l'ho veramente rivisto rimettersi in carreggiata per forza di cose, perché non aveva più fisicamente la possibilità di deprimersi perché veniva sballottato da una parte all'altra. E quello, mi piace questa cosa, mi piace il fatto che quando un personaggio si muova anche la storia, cioè non si muove solo il personaggio, quindi dico andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui, tipo Bran, ci arriveremo a Bran. Ma invece Tyrion fa anche delle cose, fa delle scoperte su se stesso e riflette, mi è piaciuto tantissimo, dalla metà in poi. I primi capitoli effettivamente sono un po' sottotono, però secondo me è una crescita molto interessante. No, come al solito ho le cose scritte perché essendo un libro abbastanza lungo, devo leggere. Ma vediamo, veniamo al punto dolente di questo libro, ovvero Daenerys. Io mi vergogno di aver tifato per lei. Vedete a che punto sono arrivata? Sono arrivata al punto di vergognarmi di aver tifato per lei. Sono arrivata al punto di vergognarmi che lei fosse uno dei miei personaggi principali, uno dei miei personaggi preferiti, perché Daenerys è una cogliona. Daenerys è stupida, è proprio stupida, è assolutamente inadatta a governare qualunque cosa che non sia un fortino fatto di stuzzicadenti, e forse neanche quello. Veramente è stupida, è proprio stupida, prende delle decisioni stupide. Non ascolta i consigli intelligenti delle persone che stanno lì per consigliarti, porca miseria. Cioè, Ser Baris Anselmi, Dio, stupida, deficiente. Hai il cavaliere più figo di Westeros e no, devi fare le cazzate per cavoli tuoi perché sei stupida. È stupida, io non ce la posso fare. I suoi capitoli erano di una noia mortale. Erano sopporiferi, io non lo so, se soffrite di insonnia vi consiglio di leggervi i capitoli di Daenerys perché sono una cosa, sono uno stillicidio per i neuroni. Tutta la storyline di Meereen non ha senso, la storyline delle città libere a parte 2 non ha senso, non ha nessun motivo di esistere. Se non per il fatto che Martin si è fissato e non ha evoluzione, cioè rimane essenzialmente sempre la stessa cosa fino agli ultimi due capitoli, quando succede una cosa, ma vabbè, questa non ve la dico perché è uno spoiler, cioè dite voi che ormai, no, però vabbè, qualche cosa ve la lascio. Però veramente è una cosa, è veramente, cioè, non ce la puoi fare, io non ce la potevo fare. Veramente sono arrivata al punto di dire io ti odio, io spero che tu muoia nel modo più orribile possibile, perché sei insopportabile. Cioè, veramente prende delle decisioni coglionissime. Non ha neanche la
Ecco, per fare un paragone con Jon prende delle decisioni e le mantiene in questo libro. Daenerys prende una decisione all'inizio del libro, dopo 40 pagine, no vabbè, facciamo come aveva detto questo tizio. Ma perché? Ma perché? Questo non è governare, questo è essere una deficiente. Guardate, veramente, sono incavolatissima per il modo in cui Daenerys è stata sviluppata. Non è stata sviluppata, ha fatto un passo indietro incredibile. Era uno dei personaggi più interessanti all'inizio. Adesso è diventata una ragazzina in preda agli ormoni, completamente senza cervello. Cioè, Daenerys mi conferma per l'ennesima volta, come se non fosse già servita Cersei, che in questo libro la maggior parte delle donne non è adatta per governare. Ma proprio no, ma proprio neanche un po', ma per niente, cioè no. Cioè, io non voglio vedere Daenerys sul trono di spade, perché altrimenti, cioè, mi incazzo come una belva. Giuro. È veramente una cosa inaudita. Un'altra storyline che secondo me è ormai completamente inutile è quella di Bran. Io... sarà che non ho mai avuto nessun interesse per Bran, ma ormai sta veramente diventando pesante. A me non interessa di questo ragazzino, non me ne frega niente. Spero che sarà decisivo negli altri libri, spero che avrà un senso tutto quello che sta facendo, perché finora veramente... no, cioè veramente io mi annoiavo a leggere i suoi punti di vista. Mi dispiace perché è un personaggio che non mi dispiace, però sinceramente della sua storyline non me ne frega niente. E che devo fare? Altri punti di vista che non mi sono piaciuti: Quentin Martell. Cioè, Quentin Martell, idem, cioè noiosissimo. Noiosissimo e piatto come personaggio, piattissimo. Ti chiedi perché ci sia stato bisogno di avere i suoi punti di vista? Cioè, non potevamo raccontare la sua storia così, tramite qualcun altro, tramite magari Doran, Martell, che già era più interessante. No, dobbiamo sorbirci i punti di vista di questo ragazzino. Quentin Martell è il figlio di Doran Martell, principe di Dorne, il fratello minore di Arianne, che sta andando a Meereen per convincere Daenerys a sposarlo. Sì, vabbè, questa è un'altra cazzata. Vabbè. Cioè, è veramente una... è noioso, è un personaggio piatto, è un personaggio insipido che non ha senso, secondo me. Era veramente inutile. Un altro punto di vista veramente da suicidio è Victarion Greyjoy. Io Victarion Greyjoy lo odio. Lo odio, veramente. Non lo sopporto. È noioso. Dice sempre le stesse cose. Non fa niente che sia utile. Ma perché? Perché ci dobbiamo affossare con queste cazzate? Ecco, questi sono i momenti che affossano i libri, che mi fanno dire, beh, forse chi critica il libro ha ragione, nonostante a me sia piaciuto, perché tutto il resto, a parte queste piccolezze, mi è piaciuto. Ser Barristan non è esattamente il punto di vista più interessante ever, però... cioè, nei suoi punti di vista succedono delle cose rilevanti. In più abbiamo dei begli insight sulla situazione precedente alla presa di potere di Robert Baratheon. Quindi è interessante, in questo libro si fanno un sacco di piccole allusioni al passato. E questa è una cosa che ho trovato molto interessante. Allora, questo è un super spoiler. Lo dico nel caso ci fosse qualcuno che sperava non ci fossero super spoiler. Questo è un super spoiler, perché in questo libro abbiamo i punti di vista di un personaggio che si chiama John Connington. Ora, John Connington era uno dei migliori amici di Rhaegar Targaryen. Vi direte voi, e che ce frega? Vi frega e come? Perché si viene a scoprire che il figlio di Rhaegar... Aegon Targaryen, il bimbo in fasce che si pensava fosse stato sfracasciato contro il muro dalla montagna che cavalca, in realtà non è stato sfracasciato contro il muro dalla montagna che cavalca, ma è stato salvato da Varys. E quindi, oltre a Daenerys, c'è un altro Targaryen. E oltre a quello che pensiamo noi, ovvero
Penso è stato, cioè, veramente il salto dello squalo. Cioè, minchia. Quando leggi una cosa del genere dici, ah, e adesso come fai a gestire questa cosa? Perché è vero che si è ripetuto più volte nel corso del libro che il drago ha tre teste. Quindi adesso vedremo un po' come la cosa si potrà evolvere, perché adesso Aegon, che è intelligente, non è stupido come la zia, sì, perché è il nipote di Daenerys, perché era Rhaegar era il fratello di Daenerys, il fratello maggiore di Daenerys e di Viserys. Perché lui sa Westeros adesso, sta conquistando diversi territori e ti chiedi, e adesso come si svolgerà la questione? I capitoli di John Connington secondo me sono molto molto belli. Tra l'altro si percepisce che lui insomma fosse innamorato di Rhaegar e che lui stia facendo tutto questo per onorare la memoria dell'uomo che amava, ed è una cosa molto triste e molto bella. E un personaggione che a me è sempre piaciuto, ma che il mondo detesta, è Melisandre. Quando abbiamo il suo punto di vista, riusciamo a capire moltissimo la personalità di questa donna misteriosa che noi, cioè io perlomeno, cioè ci è stata sempre presentata un po' come un po' fanatica, abbastanza un po' strana, un po' folle. In realtà, ci rendiamo conto che è molto più intelligente di quanto si pensi. Ha una visione di insieme molto chiara, che non è poco in una serie dove molti vedono solamente al di là del proprio naso. Lei ha una visione di insieme molto forte e cerca di capire quale sia il suo ruolo, cerca di capire quale sia il suo ruolo delle persone che la circondano attraverso appunto queste visioni che le dà il dio del fuoco. È un personaggio interessantissimo che a me è sempre piaciuto. So che a molti invece non piace, forse perché semplicemente non è un personaggio facile da capire, cioè non è un personaggio che fa cose con cui possiamo relazionarci, però a me interessa moltissimo la sua personalità e spero che venga approfondita negli altri libri, magari con altri punti di vista. Poi, boh, non so che altro dire. Ah, Aria. Fa un passo avanti decisamente grosso in questo libro. Sembra sempre più lanciata verso il suo. Beh, quello è mio fratello, nel caso vi interessasse saperlo. Che entra nella stanza dandomi fastidio. Vabbè, momenti molto belli. Dicevo, Aria, secondo me, cioè sta prendendo una strada molto precisa che a me personalmente potrebbe non piacere, però piace. Però a questo punto non so come potrà un giorno magari tornare a Westeros perché la vedo molto lanciata nel suo apprendistato alla casa del bianco e del nero. Vabbè, io ho un fratello deficiente, non so se voi lo sapete, ma è così. Comunque, diceva, adesso non so più che cosa sto dicendo, grazie, fratello rompiscatole. Che cosa ho scritto qui? Ah, sì, volevo dire che io sono assolutamente a favore dello sterminio dei Frey e dei Bolton, possibilmente. Ma più dei Frey. I Frey sono una cosa, cioè sono irritantissimi, li vorresti sparare tutti. Cioè, vedi un Frey e lo vorresti ammazzare a vista. Veramente sono una cosa assurda. Con tutte le stronzate che stanno cercando di far trapelare sul Red Wedding, è una cosa disgustosa e terrificante. Bene, io credo di aver detto quasi tutto. Ci sono dei personaggi super fighi che tu non ti aspetteresti che sono dei fighi. Una sola parola, Lord Manderley.
e Lady Dustin era la luce in fondo al tunnel dei capitoli di Tion, perché ogni volta che parlavano lei e Tion io giuivo. Dunque, cari, questo è quanto. Purtroppo, finché Martin non si decide a pubblicare il stesso libro, non ci saranno altri video. Che vi farò, forse vi fa anche piacere. Comunque, a me è piaciuto molto. Mi è piaciuto il fatto che molti personaggi abbiano avuto una crescita abbastanza forte in questo libro. Mi è piaciuto il fatto che ci siano stati dei momenti di azione e dei momenti un po' meno di azione. E Martin è sempre così, cioè in questo libro effettivamente non succede tantissimo, succede quasi tutto alla fine, però quello che succede alla fine è decisivo e tu ti chiedi come cavolo faranno i personaggi a cavarsela da queste situazioni, perché non sono facili, non sono facili, non sono belle situazioni. Ripeto, i miei punti di vista preferiti sono stati quelli di Tion, quelli di John, quelli di Tyrion. Il punto di vista di Jaime è sempre stato molto gradito. Quello di Melisandre mi è piaciuto tantissimo, quelli di Davos sono sempre belli, quelli di Arya. Arya è sempre il mio personaggio femminile preferito. Ormai i miei personaggi femminili preferiti sono Arya, Brienne, Melisandre e mi piace anche Asha Greyjoy, che so che non piace a nessuno, a me invece sì, che la trovo un personaggio interessante. E bisognerà vedere un po' adesso come si svolgeranno diversi casini che sono stati iniziati, che spero verranno finiti quanto prima. Martin dice che ci vorranno almeno un paio d'anni. Io spero effettivamente che questo paio d'anni significa che non l'anno prossimo o quell'altro potremmo perlomeno iniziare ad avere una data di uscita. Perché sennò veramente diventa... Io non voglio neanche pensare all'eventualità che Martin possa metterci 7 anni per scrivere questo libro, The Winds of Winter. Perché ci ha messo 5 anni per scrivere A Feast for Crows, ce ne ha messi 6 per A Dance with Dragons. Io non sono positiva. Purtroppo. Niente, cari, io sono prostrata, distrutta, devastata, sono in lacrime, sono vuota ormai. Datemi una mano, ditemi che cosa devo fare. Aiutatemi. Reggetemi un po', perché è veramente difficile pensare di non avere più nessun libro di Martin da leggere. Cioè, no, ha scritto altre cose, però delle altre cose che ha scritto non me ne frega niente. Comprendetemi anche, insomma. Niente, io penso che prima o poi dovrò rileggere a Game of Thrones perché veramente non me lo ricordo e questa è una cosa grave. E fino a quando non deciderò di rileggere a Game of Thrones magari ci farò un video collettivo in cui ne parlerò meglio, perché avevo fatto delle piccole review ma abbastanza così divise. Magari forse è meglio fare tutto una serie di video solo su questi libri. Spero che voi invece stiate un po' meglio dopo Dance with Dragons, che non siate così prostrati. Io non ho detto gli spoileroni definitivi, cioè lo spoilerone definitivo, perché sono buona, però qualcosa vi ho detto di fondamentale. E niente, questo video è finito e noi ci vediamo presto. Ciao!